Come stai? The Codex Leicester is an extraordinary document as to Leonardo's scientific and engineering research. The primary subject is water, and in fact, in his thoughts about water, he's extremely modern. In fact, he touches subjects which right now are again on the minds of astrophysicists, the question of the origin of water. Leonardo hypothesized that there would be water on the moon based on his observation. Il concetto centrale sul quale fissa lo sguardo è l'acqua. Naturalmente è un'acqua complessa, non è solo l'acqua quale uno pensa di poter osservare vedendo scorrere un fiume. Sono i movimenti dell'acqua, la sua coesione, la pressione che esercita sui contenitori, la struttura molecolare, il riverbero che la luce provoca quando colpisce superfici d'acqua, se sono ferme o se sono in movimento, le onde, i vortici. È una complessità assolutamente a 360 gradi. Per la generazione alla quale appartiene Leonardo, i confini tra l'arte e la scienza non erano così netti come appaiono a noi oggi. Molti dei suoi colleghi artisti si occupavano di matematica, pensi a Piero della Francesca che era un geometra di primissima grandezza, si occupavano di statica perché costruivano edifici innovativi e quindi il contesto è molto diverso. I manoscritti di Leonardo, con l'eccezione del Codice Leicester, sono stati ritrovati, riscoperti alla fine del Settecento. Tra la morte di Leonardo e la fine del Settecento l'influenza di quei manoscritti è stata tendenzialmente nulla. Dopo la riscoperta, quando però le scienze erano enormemente progredite, si è scoperto questo patrimonio enorme di questo uomo particolarmente geniale che aveva intuito sia come funziona il metodo della ricerca scientifica, sia quali erano le direzioni nelle quali effettivamente poi la ricerca aveva marciato. In order to really understand what is written there, we have the codoscopes here, something that
has been developed already in the 1990s, but this is a new generation, so the visitors can actually flip through the manuscript virtually and actually look at the modern transcription and translation of the text that's written.